scusa come sempre. Ma perché ogni volta? Oh, fioccano like come non ci fosse un domani su Facebook. Intanto cominciamo a salutare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, ben pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ben connessi su questi schermi. Poi YouTube stiamo uscendo, adesso si rifrescerà la pagina, quindi comunque staremo anche su YouTube. Intanto che Fabio finisce di smanettare, perché è lento come la morte tutte le volte per iniziare questa cosa. Poi c'è l'aggiornamento dei split, no, devi cambiare 18.000 ogni cose. Ogni settimana c'è l'aggiornamento dei split e poi non sei mai pronto, poi non te fai mai trovare pronto. Sì, ma fa sempre schifo. Allora, mo voglio vedere se su YouTube... Buonasera Prime One, voglio vedere se scattiamo questa botta. Ah, ok, fermo. Poi abbiamo cambiato il profilo. Adesso ho cambiato il profilo, siccome sono un genio, adesso forse riusciamo a uscire a 60 frame al secondo in Full HD su YouTube, a 30 su Twitch e in più Facebook senza lag. Ci credo poco. Salve a tutti ragazzi, ciao Sickboy, ciao Francesco Belli, ciao Andrea Guarnieri, ciao My Game Software, ciao Vivi Mascia, grande Vivi Mascia, ciao Gianni Guglielmi, ciao Iscrat o Icecrat. Che hai fatto? Un'app? Icecrat? Sì, Icecrat, c'ha la nocciolina di quello dell'era glaciale, grande. Ciao Fenix, tanta roba il case, qua e l'hai lì, beh, tanta roba sì, è la prima volta che ti facciamo vedere. Anche Twitch lo devo connettere. Tanto Twitch non scrive nessuno. Eila, salve a tutti, buonasera, buonasera, hola, hola, dovrei prendere la versione della Asus, Asus, questo è quello tipo, Poi, vabbè, niente, praticamente oggi avete letto già dal titolo, andate a leggere in descrizione quello che sta succedendo, perché non ci va di ben pomeriggio Francesco Pollina o Pollina o Pollinà, per dirsi voglia. Ciao Gustavo Felice Maria, quanti nomi c'hai? Ciao Giosuè Almi, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, ben trovati, ben venerdì a tutti e ben fine settimana a tutti soprattutto. Ciao Stefano Tommaso, che ci scrive da Facebook, grande, ciao. E da invece dei ragazzi del muretto oggi è calma piatta, quindi non si sta Dire che Twitch l'hanno aggiornato, ma non funziona la chat, anche perché non stanno a scrivere. No, tu fai connect ma non connetta. Comunque, ok, quindi connect niente, va bene. Comunque dobbiamo fare quella cosa. Attenzione. Assolutamente di Streamlabs, dobbiamo andare su Streamlabs e connettere la cosa per poterlo usufruire quando c'è l'iscritto. Mettiamo la foto di Davide Iannello che balla. Ma ti sembra... Ah, si può fare? Puoi mettere la musica che vuoi. Aspetta, con un motivo. Adesso me lo metto qua, tra le cose da fare. Sì, sì, sì. Scusa, che devo mettere? Streamlabs. Scrivi Streamlabs. Tu vai su Streamlabs e ci connetti l'account di Twitch. Bisogna vedere se si può integrare anche con quello di YouTube per utilizzarlo. No ragazzi, non ci hanno mandato la nuvia ancora, la stiamo aspettando. Qui a parole sono tutti bravi. Sempre così. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ecco un case che mi piace, grande Eddie. Ma Games Week, guarda, Games Week al momento ci sta il buon Davide Iannello, che sta seguendo il team di LOL che sta lì a giocarsi l'accesso a ESL invernale. E in più si è bloccato su Guido Meda che sta streamando. Sì, Guido Meda che sta commentando il torneo di COD. Ma lo sai che con ti sei seduto su un case da quasi 500 euro? Ma io valgo. Comunque, salvo da chiedervi su una Mobo 0270 che mi ha messo, non si connette il secondo capo a 4 pin della CPU, riscontrerò problemi. Se non si connette, il mio VGS50 non è provvisto del secondo cavo a 4 pin. Ma cavo a 4 pin? Ah, quello del 8 4 pin! È per le fasi della CPU, sarebbe meglio se glielo metti. Se ce lo metti, potresti usare un adattatore da 4 a 8 pin, se no se funziona lo stesso, non riscontrerai problemi, però è meglio se ce lo metti, perché 8 fasi è meglio che 4. Sempre presenti a Romix? Beh, certo, Eddie, che siamo presenti a Romix. Dopo uscirà un video nei prossimi giorni. Ancora registrare, sì. Registreremo dopo. Sì, uscirà un video nei prossimi giorni in cui comunque come annunciamo che non ci saremo. Sì, annunciamo che non ci saremo. Ciao Alessia, benvenuta. È un po' in ritardo, però comunque sia questi te li scalo almeno 10 minuti, buoni. Quindi faremo questo video che, come al solito, come tutti gli anni, non guarderà nessuno, perché i video quando diciamo che andiamo da qualche parte non si rifila nessuno. Quindi. Però poi vengono. Però poi vengono. Lo facciamo. Poi comunque dovremmo arrivare in concomitanza a Romix con il fatto dei 3000 iscritti, che comunque è una cosa che ci fa molto molto piacere. Ciao Francesco Carbin, ciao Pino Pizzulli.
Pizzulli, ciao Antonio R, ciao ciao ciao, benvenuti. Okay, ciao, se... ciao 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 Calogero, ciao ciao. Allora, quindi oggi cosa facciamo? Oggi montiamo questo qui, cioè in realtà abbiamo questo qui, che non è male comunque, eh? Comunque sia. Ciao Giuseppe Veri, non è male neanche questo case a dire la verità. Quindi facciamo il travaso da questo in questo. Quindi sarà carino perché lo smontiamo, facciamo dei bla 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 bla. Vedo il laboratorio sempre più pieno di scatole. È perché siamo ormai in dirittura comics, quindi non sappiamo più dove mettere le cose, anche perché davanti. Indirittura comics. Giusto, si dice. In dirittura di arrivo, no? Indirittura comics, siamo sta per arrivare. Sta... Va bene. Senti, l'iPhone 10 gliel'hai fatto vedere a loro? No, ce l'ho qua, non lo so. Non lo fa vedere perché comunque c'è fatto proprio del. Non lo può far vedere che qua non è uscito, ce l'abbiamo in anteprima, lo stiamo testando, poi ci faremo una video recensione sull'iPhone 10. Prova ad entrare, ma mi diceva che ancora doveva iniziare, non so perché. Alessia, allora diciamo le cose come stanno, eh? Quindi non va bene, non va bene, scuse si giustifica. Allora, quindi vi dicevo, in descrizione trovate i componenti che sono all'interno di questo qui, che è un Corsair Carbide qualcosa. E lo andremo a smontare, giusto, non carbide qualcosa, questo è proprio il modello, si chiama così. Sì. Lo andremo a smontare e mettiamo tutte le cose qui dentro, quindi sarà carino da vedere. Basta telefonini, no? Infatti poi noi ne trattiamo voi tanti. Allora, niente, dai, cominciamo a fare sta cosa. Sigla, non è vero, non c'è, quindi comunque iniziamo lo stesso. Allora, devo aspettare un attimo che devo togliere questo portatile perché dobbiamo riconsegnare. Quindi stiamo aspettando. Aspetta un attimino. Raga, cerco un modo per la mia 1070, possibilmente da meno 27 pollici. Che ne dite di questo? BenQ Zowie LED 27, bla 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 bla, RTS, cosa mi consigliate? È un ottimo monitor, catalano Michele. Posso dire che sei andato, diciamo, bene, poi dal momento che trattiamo anche noi ti posso dire che è un ottimo. Dai, cominciate che voglio vedere quel case. Adesso cominciamo. Mi sono montato un super PC con Core P3 raffreddato al limite. Ma ho capito, Eddie, come fa a guardarci sia da YouTube che da Facebook? Non lo so, fa numero. Icecrat hai montato una bella bestiolina, il Core P3 è un bel case raffreddato con tubi rigidi con sia il processore per la 1080 Ti, quindi hai speso una fracca per il water block della scheda video, però bravo, hai fatto un ottimo lavoro. Salve ragazzi, ben pomeriggio da Palermo, ciao Dario Messina. Ma Dario Messina, Messina perché è la città, nel senso comunque non hai messo il tuo cognome, hai messo la città di provenienza, perché Palermo, Messina, giusto, no? È della... La finisci? Costa 500 euro. No, era per te. Ho capito. Allora, sapete quando arriva in Italia l'Evolve Shift Case della Fantex? No, non lo sappiamo, ripetito quando esce. Allora, questo qui... Frega. No, non è vero, non è vero, non essere così. Abbiamo preso l'Aero 800 solo per voi, ne abbiamo venduti zero fino adesso. Pensa quanto vasto che sono solo chiacchiere di corridoio. Che dice, oh, è top case, ragazzi. Invece niente. Hai visto quanto è bello invece il P110? Avete visto? Bella raga, bella, ciao JDB, ciao. Allora, tanto spengo questo, così lo togliamo di mezzo. Questo è un portatile nuovo. Allora, siamo 57 spettatori, ma abbiamo solo 31 like. Chi è che si è comportato male, che ancora non l'ha messo? Grande, ciao Andrea Guarnieri, buon pomeriggio da Firenze, ragazzi. Se è 50, trovo la Firenze lì. Immaginavo che comunque sia, era una cifra del genere. Intanto poggiamo questo un attimino fuori qui dalle scatole e cominciamo a farvi vedere questo. Questa, a differenza dei case standard classici, alla finestra... Però stai a partire, che sembra una televendita. Certo, possiamo ammirare questo qui con batteria di ventole, fondo fuso in metallo, in acciaio inox, si può aprire, possiamo riporre dentro le scope e chiudere. Scalda in maniera impressionante. No, no, Stefano, sono di Palermo. Ah, beh, giustamente, dice da Messina, Palermo, niente però. È come se fai il cognome Roma e sei di Milano. Esatto, beh, però Messina, Palermo. Allora, ciao a tutti, ciao. Questo qui si può togliere, come vedete, è montato all'ingiù, all'inverso. Sì, ma non lo devi vendere, non lo devi vendere. Come si dice in francese, no? No, all'inversé, si dice all'inversé. Senti il cacciavite. Oggi lezioni di... Questo qui si smonta. Lo possiamo togliere tranquillamente, è in plexiglass, non è vero temperato. Lo sai Stefano, metterò un like quando farete un PC AMD. Lo so Andrea, ormai ci ho perso le speranze che tu metterai. Ho fatto due preventivi AMD, Andrea, attenzione. Allora. Bene, allora all'interno di questo vai. Magari switch, se uno si vendesse switch, potremmo switch. Fare il video. Allora, pesa una fracca. Mi sposta il coso.
Beh, no, non sta, sta. Allora, oh, ma oggi sei proprio un casino. Dobbiamo andare di corsa? Dobbiamo andare di corsa? Allora, eccoci qua, eccoci qua. Sapete se c'è un modo per regolare la velocità delle ventole da 4 pin e su presa 3 pin per arrivare allo splitter? Grazie. Di, spiega, c'è un modo per regolare. Qua mi sa che è successo. Cadoccato. No, hai toccato col filo, questo coso lo sai che è mezzo. Non ci sentite più, vero? Parla un Tassa. Po'. No, io ti sento. Beh, no, ma... sì, però si deve accendere contemporaneamente. No, non è vero. Sei, sei, sei. Come ci sentite, ragazzi? Feedback chi sta in cuffia sente bene, sente tutti e due i canali, perché Stefano ha divelto il mixer. Divelto. Ma che ti ho detto? Divelto. Dai, zitto. Ma che è il detersivo per lavare i piatti? Silenzio. Divelto. Con divelto sgrassi tutto. Allora, comunque, ci sentite? Ci sentite? Ciao ragazzi, Affufei. Bisogna di informazioni per il montaggio di un PC. Dove posso contattare? Guarda, la mail che trovi in sovraimpressione. Quindi parlerai col centralino che proverà a venderti delle pentole, tu rifiuterai e poi ti passerà l'operatore. Sarebbe stato bello se fare dei video guida sul modding, dove costruire un backplate, copri PCU, eccetera. Ma magari prima o poi lo faremo. Allora, io mi sento bene. Ok, si sente bene tutti e due? Un poco peggio, Stefano. Strano, c'è il microfono in faccia. No, è proprio il tono di voce mio, che andiamo su frequenze diverse, capito? Non lavoriamo sulla stessa. Ok. Si sente prima un attimo, se ne è sentito uno. Ah, ok, sei sì, ripreso. Sì, che l'ho sfilato apposta. Ah, vedi? Ah, di velto. Infatti, comunque, con di velto, ingrassamento, è certo, cioè questo è proprio lo slogan. Allora, dobbiamo smontare, come vedete, montare a testa in giù. Dobbiamo togliere le due schede video che sono rispettivamente il bastoncino da intellettuale. Abbiamo una 980 Ti e una 750 Ti. Non chiedeteci, questo è il nostro amico cliente barra che è. Non chiedeteci che cosa ci fa con questo. Non chiederci perché ne ha messe due diverse, perché non ve lo voglio. Cioè, non lo so in realtà. L'ho ipotizzato. Non lo so. L'ho ipotizzato, ma spero che non sia come ho ipotizzato io. Tanto. Perché se è come ho ipotizzato io. Che fa? Niente, però comunque tanto starà vedendo la live, quindi quando lui imbraserà dentro al canale e comincerà a dire ragazzi fate pochi spiritosi, quello è il mio PC. E il problema è che se abbiamo scelto proprio appositamente di non chiamarlo, abbiamo scelto che Donald attacca il pippotto e non se ne usciva più, siccome andavamo di corsa abbiamo detto vai lo facciamo. È un ragazzo che purtroppo ha due braccia che sono state tolte all'agricoltura in giovane età e continua a prendere lauree su lauree e la vita continua a non segnare. Ma le braccia non gli sono cresciute ancora. Lui ha 6 PC, ha un PC per fare gli ordini su Amazon, ha un PC per giocare, ha un PC per giocare agli strategici, ne ha un altro al paese, la posta. Poi ha quello per lavorare perché lui è un ingegnere, quindi ha una workstation che non è questa, poi ha una workstation per quando è in giro, stranamente non ha un portatile. No, ce l'ha. L'ho dato io, l'Elite Book. C'ha tutto. Diciamo che è un po' un disturbato. C'è il PC da salotto. Sì, che gli piace, è fissato. Ma tu devi immaginare, le cose fetiche sull'hardware. Oh, mo mi faccio una partita a Far Cry. E si lancia con la sedia all'altra parte. Ok, ho finito. Aspetta, devo mandare email. E si va all'altro, ma come fare? Adesso devo fare il calcolo parallelo col 3D. Ok, è PlayStation. Porco Giuda. Va bene, ha tanti soldi. No. Non ha tanti soldi. No, ha tanti problemi. Però vi posso dire che in Italia è il primo che ha due lauree e ancora non ha le mani. Sta aspettando ancora lì crescono. Ciao Luca, ti salutiamo, grande. Così non ti abbiamo neanche sputtato. Vabbè, dai, a parte scherzi, cominciamo. Allora, cominciamo a smontare intanto. Smonta quella utile, poi smonta quella che non si sa perché c'è. Poi sì. Devi spiegare perché. Buono. In un case che è la porco Giuda più al metro. Mannaggia. Allora vai, intanto smonto. Adesso io sto domanda che la devo fare. Allora, questo case è largo, penso 25.5 cm. Mi dovete spiegare perché all'interno c'è un dissipatore low profile che è alto circa 6 cm. Gli altri 20 cm è un metro. Cioè l'utilità di una cosa del genere. Ma non è la Sound Blaster Zero questa è una Sound Card di Blood Fiber. Va palle, devo pure correggere. SB 1500. Allora. Buon pomeriggio. Sarebbe bello creare un plate e nascondi PSU sul Masterbox 3.1, ma non c'è. In realtà sarebbe bello avere su Masterbox 3.1 uno spazio retro dove far passare i carichi, perché sostanzialmente non c'è, cioè ci li fa passare ma non ci passano.
quindi è uno Sound Blaster. Non si sa. SB1005, poi non so cosa corrisponde, perché loro usano sinonimi strani. Lo sanno, loro lo sanno. Tra loro lo sanno. Cioè tu chiami uno da Sound Blaster e fai, senti, c'è un SB1005. Sì, ok, dimmi. Cioè, questa qua è una famosa Creative Sound Blaster. Sound cazzo. Ho capito. Schedina wireless immancabile, in PC del genere. E beh. No, scusa, è un'altra scheda di rete. Ah, perché, so lui deve fare le, perché lui deve fare le prove, è come quella, ne conosco un altro, inizia con M e finisce con Cavalli, che fa, deve fare le prove, deve fare prove perché, due chip l'anno diverso. Certo. Oddio santo. È la miseria. No, lui non è che fa... lui in realtà non fa... Cioè, lui c'ha tutto per fare tutto, però non fa niente. C'ha la scheda audio per fare musica, non la fa, c'ha il PC per giocare e non gioca, ha la quadro su un altro PC per... Che non la usa. Sostanzialmente... Poi c'è un PC, c'è un altro PC per minare i Bitcoin. Quindi ce n'ha 6 alla fine. Sì, che poi non ha mai minato, quindi. No, però nel caso dovesse minarli, lui ce l'ha. Lui ce l'ha, è quello, è in caso di difficoltà. Questa cosa l'ha montato lui, mi pare, se si vede. Si vede. Pensa quando entra e si riguarda, che prima mi ha scritto, mi riguarderò la live. Si ammazza una ride. Vabbè, sicuro. Grandi raga, dopo tanto tempo riesco a vedermi una live. Grande Matteo Jacobone, ci fa molto piacere. Stavo vedendo un monitor MSI da 24-27, non hanno G-Sync ma hanno AMD FreeSync. Come mai niente su Nvidia? Ma il... Guarda, quello lì che abbiamo presentato nella scorsa live è un ottimo monitor, è FreeSync. Allora, Stefano, aspetta, ci hanno chiesto, ma questa la giro a Stefano. Raga, ma se uno vuole fare il vostro lavoro, cosa deve studiare all'università? Niente. Noi non siamo andati all'università. Cioè, sostanzialmente non devi studiare, devi... Allora, puoi studiare, è facoltativo però il fatto che tu debba studiare. L'importante è che tu abbia o comunque acquisisca. Ancora non si è piegato. Hai finito, io sto lavorando. E io pure. Sei sul microfono, poi senti i frusci. Cioè. Fatto male? Ti dicevo, l'importante è che tu acquisisca, o sei sincero con te stesso, riesci a capire che se hai le mani o meno, quindi se sei in grado di smanettare con questo genere di cose. L'importante è che se capisci che non lo devi fare, poi non devi lo avere una buona manualità, cosa che non ha questa persona, comunque sì. Quindi quello devi riuscire a capire. Una volta che sai quello, puoi dire ok, lo voglio fare, mi piace, mi appassiona, allora lo posso fare. Vendita di patate e zucchine, ecco, questo qui è una cosa che si potrebbe fare. Chiedimi se me ne regala uno, allora, se somigli, allora, ad Iron Man è meglio, giusto? Questo qui è quello che ho detto io a Stefano. Sì, è vero, l'hai letto, l'ho letto prima, ma stava parlando Fabio, quindi non ti ho risposto. Però sì, è vero, è la stessa cosa, però la risposta vale per entrambi. Allora, sono arrivato al punto che devo smontare. Tra Mac, PC e portatile a casa ho 9 dispositivi diversi. Vabbè, Stefano, però tu comunque sei uno che si è fatto anche i dubbi nel grigio da solo, sai, non può più smanettare con queste cose. Volendo un FreeSync l'overclocki con Nvidia è pure più facile che su AMD lo porti a fare la frequenza del FreeSync. Bravo Stefano, vedi che quanto guadagna un tecno hardware in media? Poco, guadagna meno, o comunque dipende dalla catena in quale, dove lavori, guadagna come un dipendente qualsiasi, non ha un'abilità particolare che per cui viene strapagato, quindi sostanzialmente sei visto come un commesso, a meno che non sei un tecnico che va a lavorare dentro un'azienda, un sistemista, lì in quel caso se riesci ad affermarti in quel campo riesci comunque a fare i tuoi prezzi. Questo è il filtro antipolvere, quello sotto, la barbetta che troviamo qui sotto la possiamo andare a eliminare, io devo recuperare questo elemento della notte che lui vuole portare di là. Prego, il divano. Allora, quindi cosa consigli per iniziare? Ma guarda, allora Stefano, per che cosa dici? Per come scuola di per fare questo lavoro? Ma potresti fare un tecnico industriale e poi specializzarti in o elettronica oppure comunque tutto ciò che è magari programmazione, e allora già ciao santo morabito, ciao. Quindi potresti buttarti su una cosa del genere, qualcosa che comunque ti fa stare a contatto con i computer, cioè non fare, per dire, che so, alberghiero oppure classico, perché sostanzialmente lì vicino li vedi, penso, manco in cartolina, a meno che perché non te ce fanno studiare sopra. Ciao belli, come state? Ho fatto un po' di ritardo. Ciao Alessio Fiorentini, sì, sei. Ma parli poco però, non è molto. Non è molto. Allora,
Allora, quanto guadagna quello lì? Già ho risposto. Quanto guadagna il tecnico in media? Guadagna tutto con un commesso, quindi in base alle ore che fa per portarti a casa 1000, 1200, 1300, dipende. Poi invece i tecnici specializzati prendono, tipo, che ne so, 100 euro l'ora, 70 euro l'ora, dipende dove lavorano, come lavorano. Allora, siamo, queste qui le ho smontate, quindi queste me le posso andare a recuperare. Questa è una. Questa è la seconda, qui abbiamo uno splitter 3 pin, quindi questo lo recuperiamo. Poi, che altro dobbiamo andare a recuperare qua? Dobbiamo andare a recuperare sicuramente gli hard disk. Adesso dobbiamo accedere dall'altro lato. Ciao Ricky Strike, ho messo like, salutami, ciao X Sclero. Sì, certo che ti saluto, non è un problema salutarci, insomma non ci costa niente. Allora, andiamo ad aprire qua, ho girato tutto sopra. Dobbiamo recuperare questo Antec High Current Gainer da 8,50. Quindi, ah, vedi che belle cose qui. Abbiamo fascettato un sleeved. Poi faccio il alberghiero, ma mi sono accorto che non fa per me. Lì devi avere la passione per la cucina, se fai alberghiero comunque sia, per stare in quel campo. Stacchiamo un po' tutti questi connettori. Andiamo un po' qui, un cavo usato da questo hard disk, questo ci serve. Questo lo andiamo subito a recuperare. Fai con la slitta. Prendiamo questo green da 2 terabyte, lo salviamo. Poi sarebbe un sogno fare lavoro e fare lavoro. Allora, oggi sei solo? No, c'è anche Fabio, andiamo un attimo di là che abbiamo un cliente dentro. Allora, sarebbe un sogno magari fare questo lavoro, è gratificante, deve avere una passione, però è fatta anche di... Comunque, come tutti i lavori poi, quelli, diciamo, i negozi piccoli, tipo questo, tipo conduzione familiare, tra virgolette, ti porta a un buon impegno, no? Perché comunque se non puoi dire, ah, vado in vacanza 2 settimane e non ti interessa niente. Grande, grande, grandissimo Cyber Bob, che sei tornato da lavoro per godermi la nostra live. Ok. Che vuol dire? Ragazzi, 50 mega in upload sono buoni? Sto in periferia. 50 mega in upload sono tantissimi. Che linea hai, scusa? Il culto del cocco, commenti. Ma che nickname è? Che nickname è? Non si può fare uno slide in 1060, è vero, non si può fare. Allora, togliamo qui la grata protettiva e facciamo uscire l'alimentatore da qui dietro, mentre poi ce lo scappiamo, ce lo liberiamo da tutte queste cose. Ce l'hanno due, ma non tre. Saitama. Allora, questo è l'alimentatore. Lo estrapoliamo. Qualcosa che mi blocca qualcosa qua. Ci siamo. Ciao Tyler Neutron, ciao. Allora, alimentatore recuperato. Ci manca da recuperare qualcosa, tipo... No, non ci manca nient'altro. Non ci manca nient'altro, quindi questo qui, diciamo, l'abbiamo... Stefano, puoi rispondere alla domanda del custom loop del 5T? Oddio, non ti ho... Non l'ho letta, spero, se me la riscrivi ti rispondo, cioè comunque provo a risponderti. Però sto passando a vuoto, ovviamente sono ben nel passaggio e mi sto guardando un hotspot grande. Ah, è vero, Saitama è Fabio in versione anime, è vero, il pupazzetto pelato, grande, grandissimo, perché l'altro giorno l'ho fatto pure uscire fuori. Vediamo se ce l'ho ancora, aspetta. Non ce l'ho? No, non ce l'ho, ragazzi, non ce l'ho. Mannaggia, uno fa vedere Saitama, comparire Saitama sopra lo schermo. Allora, qua intanto questo lo richiudo al volo. E lo togliamo. Oh, ecco, è tornato il buon Fabio, il buon Saitama, te l'ho detto pazzetto, l'ho fatto uscire l'altro giorno, me l'hanno appena ricordato. Allora, questo lo posso togliere, è arrivato il momento attesissimo di snocciolare il nostro Lion Lee.
Chi conosce la Gallì come marca, chi l'ha sentita nominare per la prima volta, sicuramente chi considera un AeroCool 800 il miglior case sulla faccia della terra non l'ha mai sentita nominare. Di questo ne sono certo. Quindi rispondete a questa domanda sinceramente però, eh. Allora, ragazzi, questo è il case. Poi porca miseria, abbiamo una cosa noi che so. Dov'è il coso con la rotolata? Ah, vero. Ragazzi miei, fermi tutti. Non so, manco l'abbiamo appeso. Abbiamo qui chi ce l'ha mandato questo? Non mi ricordo. Ce l'ha mandato un nostro carissimo follower. E ragazzi, guarda un po' che abbiamo qua. Abbiamo Easyman, ragazzi. L'abbiamo fatto stampare. Un nostro follower ci ha mandato il file. Guardate i dettagli, cioè il logo EasyFix, il logo MSI sotto. Quindi comunque sia, questo qui lo dovremmo poi appendere. Anche il logo Intel c'è scritto qua sotto. E questo qui è bellissimo. Lo ringraziamo tanto, tanto, tanto per averci fatto questo fotomontaggio. Lo vorrei stendere, questo lo dovremmo incorniciare, attaccare da qualche parte al muro. È geniale, cioè veramente, veramente bellissimo. Quindi ringraziamo, non mi ricordo chi il nome, questo se lo va a ricordare Fabio, ma non si ricorda mai niente. Per averci fatto, per omaggiato di questo bellissimo fotomontaggio. Quindi, poi fotomontaggio fino a un certo punto, in realtà sono io, però non lo posso dire apertamente, sennò poi mi levano il copyright. Quindi, di fatto, in realtà ero io che ho posato per lui e poi stiamo, diciamo, nascondendo la cosa. Allora, lo possiamo togliere e ritornare ai nostri affari. A parte questa cosa, no? Voglio il tappetino del mouse. Fatto così, Easyman, lo faremo. Allora, andiamo ad aprire. Se arriviamo a un minimo di 50 ordini, facciamo i tappetini del mouse personalizzati. Ah, ho capito, e per farne stampa uno mi costa una Per notte la fare il testa. sito. Allora, apriamo questo bellissimo Raya lì che ci danno anche una scatola con un decoder di MySky HD. Bello, Io non so che c'è dentro, apri. questa è di solito, sai, l'accessory box. Questo è mentre la scatola della scheda madre. Grande il chamarra, te lo devi portare al Romix quello ste. È vero, è vero. Dottor Xavier per Fabio non l'ha No, fatto. Eh no, è vero, infatti lo dovremmo perché io fatto. sono di se. Dottor Xavier quello da sera. Prefinato. Che bastardo. È bellissimo! Comunque, dentro questa scatola della scheda madre, ovviamente ci sciacqua dentro. Come potete Non vedere, c'è niente non dentro il lo bordo. so perché. Cioè, ovviamente c'è una solita sacchetta lì che danno tutti, e poi dentro c'è Un questo. portaventole d'alluminio E sempre. questo, Questo ovviamente. costa quanto un AR800. Allora, comunque, Che dicono. stai Era facendo? bello per farlo vedere, nel No, senso questo tanto non l'alluminio. serve. L'alluminio, come si dice? Forgiato a mano. Anodizzato. Anodizzato, perché vuol dire anodizzato Non senza lo nodi? so, non lo so. Cercate che vuol dire anodizzato. Allora, comunque, aspetta, ho letto una cosa. Ah, il riser PCI della maglia lì è ottimo, Giuseppe Veri, ti posso dire. Non è come quello di altre marche. Grande Alessio Tommasi, sempre Forza Lecce. Riesco a riportarvi l'MX11 Alien per mettere SSD nuovo e con cambio pasta termica CPU. Quando vuoi, vanno, tanto tu lo sai, ormai vieni da Ostia direttamente con il tuo bel Range Rover. C'è un altro amico tuo che abbiamo da Ostia, non è un tuo amico, è un No, è un altro altro follower. follower. Beh, non ho capito perché da Ostia vengono tutti qua. Ciao Enzo! Ma Ostia non ce l'hanno i negozi computer. Ma non come noi. A Ostia che c'hanno? Il negozio quello che ti fa. Oh mico, te mi paro pure il cellulare, te faccio tutto. Cioè, stai parlando questo, no? Allora, vai, questo è il Lion Lee, ragazzi miei. E abbiamo, a mio parere, resterà sempre, secondo me, la miglior marca. E infatti lui non c'ha un live, c'ha No, ce un ne ho avuti 4 fino ad oggi. Poi ho cambiato perché comunque costano più la miglior marca di case esistente, all the worlds, ok? attento. Abbiamo anche il manuale delle semplici istruzioni che ci fa vedere. Benvenuti, welcome to the installation guide for the Lion Lee. Thank you for purchase this product. Eccetera, eccetera. Qui ci fa vedere anche la SD card, come si modifica in base alla posizione come vogliamo mettere le schede video e via discorrendo. Allora, guardate quanto è bello, ragazzi. Allora, ha questa fettuccia di vetro temperato. Mi sembra temperato, sembra la finestra di mia nonna questa.
No, no, è vero temperato, bellissimo, si può smontare da qui ed accedere al compartimento Poi dove si può ragazzi, una cosa va aggiungere. detta, senza voler togliere ai concorrenti, perché i concorrenti non ne ha, ma la qualità dell'alluminio di questo No, prodotto, cioè se no. voi ci passate la mano, ovviamente vi eccitate Allora, vi mentre lo posso dire che tocciate. questo è un case che non si può graffiare. Ragazzi, fate come pare, non si graffia. Cioè, sta alluminio, se tu fai così una riga con l'unghia, che Tu te prendi rimane... l'unghia, fai... Sì, tu fai così, poi fai così con la pezza, noi quanti ce ne abbiamo di ciuoli rossi, bellissimo. Ah, vai lì ragazzi miei, è lì. Questo che cos'è? Thank you! E poi tutto in cinese. We are hot to We are qua. poor... Che è? Dice noi siamo nati? Siamo No, noi onorati di siamo averti onorati. come parte della community là lì. Già che hanno speso Lo sto un... traducendo. Hai fatto una bella scelta. Una che speriamo. Oh, non sei capace, traduco io, scusa, Perché è eh. così. Hai fatto una bella scelta di quale, della quale speriamo che Di tu quale? sei, della quale speriamo tu sia fiero. Guarda. Snap a picture, quindi fatti una foto con il tuo acquisto e condividi le tue costruzioni, i tuoi assemblaggi con noi su Instagram o Facebook. Ci piacerebbe molto vederli. Tagga la tua foto con il tag Lion Leaf per una chance di essere premiato. Instagram Farmer Smile, Lion Leaf, HQ, enjoy. Ale. Allora, quanto costa questo case, Eddie? Digli un po', rispondi, Eddie. Questo case costa all'incirca. Four 400 piotas, million dollars, no, four ok? piotas. 4 piotas, ok? Volevo prendere Ok. quello per il montaggio a muro, ma non c'entra la mia GTX 980 Ti. E di che cosa? Tony Stark, sono a Roma, bravo, santo morabito, è vero. Allora, la fettuccia, penso che intendevi la Rice Card. Allora, questo vetro comunque, ragazzi, è un vetro temperato della miseria, è un ottimo vetro, spesso comunque sia 4 mm, posso dire che è antiproiettile, quindi comunque potete anche spararci sopra. Quell'affarino lì che vedevamo all'inizio, quello ci danno a parte nella scatola, serve per poter montare qui tre ventole frontali, perché come vedete, se no rimane all glass, empty glass, ok, come si dice, eh? Ce le vuole? You know? Non lo, sì, beh, penso di sì. Non ce l'ha? No, c'ho 2 da 14 che non potrà montare perché come al solito fai i calcoli sbagliati. Beh, lui ha studiato per farlo. Ma immaginavo. Ho studiato pure per farsi crescere le mani. Mi danno dei tappi qui che servono per far uscire i cavi che noi possiamo togliere o lasciare, non so per quale motivo lasciare, nel senso comunque No, perché serve. se quelli che non ti servono li lasci chiusi. Lo vendete il nuovo Cosmos? Ma se proprio Sì, dobbiamo. lo ordiniamo. Sì. No, sto scherzando. Sì, lo ordiniamo. Non è nel sito, ma volendo lo ordiniamo. Diciamo che quello non è un case per tutti. Ragazzi, allora, dall'altro lato del case, come vedete, questo è abbastanza cicciotto. Mi misuri il diametro qua, l'altezza per base, per lato diviso 2. 27,5. Allora, quell'altra è la 25. Troviamo che al A Luca centro, piace quasi allargare. al centro, troviamo la piastra che sorregge la scheda madre. Ma dall'altro lato, ragazzi, Ci va il masterizzatore. abbiamo uno spazio che è Ci circa va il di... masterizzatore. Guarda, arriva alle nocchie, cioè c'è tanto spazio così. Cioè, diciamo che c'è. Guarda, questa è la mia mano, ragazzi. De fettuccias. Praticamente arrivo qua. Ecco, Ecco, soltanto così. pensa quanto spazio ci sta. E ti dico esattamente che sono 10 centimetri. Una cifra. Cioè, ci sono case che sono larghi 14, questo c'ha 10 solo di passacavi. Allora, Giusto. quest'altra paratia, naturalmente questo qui l'abbiamo già scoperto anni fa Sì, ma con puoi altri notare case. perché c'è la presa. Guarda, la presa La d'aria presa sotto. d'aria Non è la presa, sotto. la presa d'aria che non porta a nulla. No, e beh, serve per non rialzare ma non No, ti spiego io attappare. perché, Perché vedi? No, perché l'alimentatore. la dentatura sotto ciuccia, e comunque sia ciuccia, E non ciuccia, perché inciucciabile. l'alimentatore ciuccia da qua, che sta in E verticale. allora, qua sotto c'è una griglia, apposta. Vedi che è pure open. Ah, è tutta griglia. Questa è calamitation. Si può staccare per mettere le ventole nella parte sotto e comunque sia respira tutto. Cioè, questo è tipo della Geox. Ah, poi questa paratia qui non ha viti per essere sganciata. Questa basta tirare. Questa l'abbiamo scoperto anni fa anche con i nostri case. E ha i pernetti questi qui che vanno a innesto. Quindi basta poggiare, si spinge, track, e si entra. Quindi comunque qua non deve fare un'apertura al volo. Non ha bisogno di cacciaviti o altro. Abbiamo una prolunga, questa qui è una presa. Ah, questa è la famosa presa USB Type-C on board. Cioè, questa qui è quella che va sulla scheda madre per riportarla davanti. Questo è uno dei primi case, penso il primo case che vedo che ha la Type-C su presa interna on board.
Allora, sì. Matteo Iacobone, quanto mi costerebbe un impianto custom a liquido con tubi in acrilico su Mastercase Pro 5T, due loop separati? Due loop separati sono due impianti, ovviamente, quindi penso che vai sopra, cioè, oddio, tu dici separati una scheda e una CPU, giustamente, vai verso i 1000 sicuramente. Poi, Sì. un preventivo preciso, dobbiamo visionare il case e quello che hai per fartelo, però Ah, togliamo intanto il mister preparati. case, preparati, intanto preparati al peggio. Allora, no, però la scheda madre la mettiamo di qua, quindi non Ma lo... ci lasciate il dissiatore low profile in un case così enorme? Purtroppo, se il proprietario è un idiota, possiamo dire che è un nostro amico, ovviamente, non insultiamo i clienti. Se è un one, purtroppo, Sì. sì, praticamente, capito? Hai Sì, capito? non c'ho parole, purtroppo, non. Vabbè, ma Cioè, domani anche ma un che... cambio case di questo genere presuppone un cambio, non dico di hardware, perché se. Bah. Bah, Però però almeno almeno, dai. cioè, ha detto tutto così, Però capito? almeno dai. Allora, intanto io mi predispongo la mascherina per la motherboards. Ok, poi. No, il waterblock Nico, stai molto attento perché ogni scheda custom ha il suo waterblock e se non è compatibile non va bene. Quindi non puoi comprare un waterblock generico per 9,70 e montarlo su una di quelle. C'è il rischio che ti sbatte da più di qualche parte, quindi poi te la prendi, come dice Samu. Allora, a Ste indovina chi c'è. Oh, c'è Sal. Sal, scusa, allora. Oh, Sal. Sal è un nostro amico che si è ritrasferito in Cina. So che si chiama Salvatore, ma è cinese, non si sa perché. Ovviamente è cinese, è venuto in Italia, ha preso la cittadinanza italiana e poi è Ha tornato in preso pure Cina. la Ha patente e poi è tornato preso la in Cina patente e in non si sa Italia e più poi è niente. tornato in Siccome in Cina. Cina c'è il regime. Ah, vedi sopra? No, ragazzi, aspetta, via che dico di Sal. Guardate sopra. No. A posto! A posto, ragazzi! Cioè, questa ha vinto tutto questa cosa. Servono viti e qui ha spazio per tre ventole da 12 con sempre filtro Calamitation. Comunque sia bello, guarda. Questo fa tac e rimane appiccicato. Bello, 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 bello. Scordare adesso. Comunque dicevo, Sal, come fai a connetterti su Facebook? Che lì ci sta il regime, quello che ti sega le gambe, che ti è a Infatti, casa. Come col fatto? proxy. Come fatto proxy? Stai connesso Col tramite proxy, infatti, server vedi col in pro. Col proxy. Russia. Vedi come basta proprio per fregare il governo Sì, cinese. poi Col se ti proxy. sfumano, penso che ti vengono a sparare direttamente. Quindi occhio Sal. Fai la fine del tipo coso lì. Public enemy là. Nemico pubblico. Quello con cui Smith lì. Allora, dov'è la scatolina quella con tutte le viti? Ah, è messa via giustamente. Allora, ma ieri Max, ieri al Tesla, mi diceva che usciranno le 9 CPU. Si sa quando usciranno? Sì, Eddie, 5 usciranno il ottobre. 5 di ottobre. Noi ce l'avremo al lancio. Non è vero, ce l'avremo il 6, però ce l'avremo. Capito, al lancio 5, 5 per loro 6, 7 pomeriggio, 6, dai. Di fatto vi posso dire che l'abbiamo Pensa, al lancio. arriveranno mentre io sto a Romix, porca calcio giù da mo ci sto pensando a pensare. Brutta cosa questa, bruttissima. Brutta, brutta, brutta. Comunque, vorrei fare l'impianto custom, ma al momento non ho la scheda video, quindi dovrei prendere anche quella. Ma di fatto, Matteo, lo potresti anche iniziare a fare senza scheda video, magari con tubi in gomma, già ti sei comprato, ti compri pompa, vaschetta, radiatore, bla 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 bla, e poi quando comprerai anche la scheda video farai, se vuoi, i tubi rigidi, così Ah, almeno... Salvatore ha detto che viene l'8 ottobre, ma beh, 2 giorni prima che c'è Romix, no? Porcaccio Dai, la miseria. salve, dai. Con 1050 ce la faccio? Ah, con 1500, no, non ce la fai. Con 1500 a che fare? Stefano, a prescindere, 1.500 ce la faccio? No. Ma aspetta, no! No, dipende, se intendi scheda video e raffreddamento al liquido con tanto annesso waterblock, sì, con la 1060, che sennò è difficile. Allora, qua mi servono i limiti però, ragazzi. Per l'alimentatore, lo so che voi non state vedendo in questo preciso momento. Fabio mi ha bocciato la gamma questa lì dietro. Fate domande intelligenti. Allora, vediamo se io Freezer 7 Pro e tocco quasi il plexiglass. Lo so, ma guarda, i dissipatori ad aria, i case li fanno sempre più stretti, i dissipatori ad aria li fanno sempre più alti, sono due cose che prima o poi cozzano. IV80 Jeep Wrangler, non c'entrava una sega questa cosa. Voglio un consiglio per scegliere una scheda madre. Povero Stefano, deve leggere e assemblare tutto da solo il collega che non ricordo il nome che fa Chi niente è? Chi è? Chi è?
Chi è che l'ha scritto? Sclero X. Sclero perché si vede che è nuovo e ha capito tutto, che ti collega. Cioè, tutto il, ma anche il nome ha memorizzato. Perché si vede, guarda, stai con le braccia appoggiate, con cacciavite in mano, non fa niente, a parte che c'è cacciavite in mano. Scusa, chiede questo, gioco con questo, anzi. Cioè, sei inutile qua dentro. Sei inutile. Purtroppo non si può assemblare in due, lui è quello che ha più manualità. Ah, lo ammetti allora, eh? Sì, sì. C'hai tu più manualità, vai. Certo, certo. Poi dopo mi trolli perché almeno così dopo il gioco. Guarda la telecamera e fai le facce, vero? Io no. Ma intanto me la riguarda diretta, non è che fai il maschio. Ti giuro su quello che vuoi, non ho fatto facce. 1070, 4770, basta un 650. Oia che basta, sì, cioè, proprio. Girella, vai da paura proprio. Un 650, se è un 650 buono, il conto e mi dici no, perché ho preso, sai. Allora, Matteo, impianto separato e prendere la scheda video. Dico, con 1.500 euro riesco a fare tutto? Dipende che scheda video. Se vuoi prendere la 1080 Ti, no, non ce la fai. Sì, perché no? No, perché se lo vuoi bloccare la scheda video costa 150 e sei a 1.000 con la scheda video. 44-500 di fare tubi in acrilico più radiatore. Vai un poco su, vai a 1.700 che ci mette pure la manodopera se lo fai fare. Ma il cable management di Fabio non si infama. No, non si infama, però fa un PC all'anno. Però io no, quelle auto che fanno tanto calciatore, ma al primo fango restano lì. Ma perché sta a parlare macchine? Che altro ci abbiamo? Stai facendo riferimento al mio XC60 per caso? Fabio il capo, non un collega. Tutto? È inutile. Sì. Anastasia, far lavorare Stefano, bravissimo White Wolf, non scrivi mai perché non ti leggo mai. Attenzione, abbiamo 103 spettatori, ragazzi, e ci segue anche un bel po' di tempo. Twitch, c'è Claudio, ma quello che conosco pure io, se lavori a domicilio ovviamente guadagni di più, il problema è che non ti chiama nessuno, te lo devi portare a Romix. Ok, no, non so portare a Romix. Salvatore, purtroppo ho prenotato sto volo tempo fa, va buon, saluto a tutti, mo stacco, è normale, sbrigati a staccare la connessione che se te rintracciano te gambizzano. Allora, comunque potevi presentarti, era una provocazione per sapere il tuo nome. No, il buon Fabio, lui è il buon Fabio, o comunque Saitama, o comunque Ercoccia. 103 spettatori, i like ragazzi, vogliamo i like. Allora, abbiamo messo l'alimentatore intanto in posizione qui in verticale, che ciuccia l'aria dalla parte esterna, quindi lavora per affari suoi, perché entra da qua e riesce da qua. E poi adesso cominciamo a far passare, quindi mettiamo la scheda madre e cominciamo a far passare i cavi per collegarla. Allora, io questo vero mi preoccupa un casino qua davanti, che si muove. Ah, no raga, aspetta, c'è qualcosa che non mi guarda. Vabbè raga, se sta smonta a pezzi sto coso. Ho levato il pezzo frontale con un attimo, c'ho sempre queste clip che si tolgono. Guarda, lo giro. Non posso girarlo. Che cos'è che non va? No, si è smontato pure il pezzo. Mai del guarda, oh, pure il pezzo davanti si leva. Ho capito. È full modulabile. Guarda. Questo è modular system, il vero modular system. Sì, però c'ho sti cari che mi danno un fastidio. E sbaglio. Divino. Che fastidio. Oh, ok, però questo pezzo qui tiene anche il vetro, perché sennò da sta parte non ha agganci. Che c'ha la camomilla? Che c'ha? Vabbè, vai, fai ditate. Io ditate, De Luca, io lo svito. Tieni. Metti là. Metti da qualche parte. Oh, così abbiamo smontato anche il davanti, abbiamo un po'. Sopente, sono circondato da vetri, non mi posso muovere. Fabio è la mente, Stefano la mano, quindi il lavoro sporco lasciamola alla mano. Fabio, lasciamolo guardare. È sempre la mente quella che produce Stefano, le cose di qualità. Stefano è come Peter Parker o Clint. Lavora come un somaro, ma alla fine è Iron Man, anzi Easy Man. Yeah. Allora, comunque, dai, mettiamo questa scheda madre all'interno, forza. Dai, non perdiamo tempo. Io ho sganciato questo. Non perdere tempo. Io in previsione, non perdiamo, lui deve farlo pure. Dai, sbrigati perché io tra un quarto d'ora poi c'ho il dentista. C'ha il dentista, capito? Sì, poi mi hanno chiamato per andare a prendere le magliette del Romix pure, quindi che fai, ci vai tu? Ah, cioè, poi ci vado io te la lascio qua. Ah, mettiamo sta scheda madre. Vai, guarda quanto spazio c'è sta scheda madre, metti lo spreco. È come appoggiarla su un tavolino, guarda lo spazio. Cavolo. Fighissima sta cosa. Però è grosso, come case è veramente grosso. Sì, tanto talmente grosso da giustificare un dissipatore low profile. Giusto. Devo cambiare. Porca miseria, l'hanno visto.
Hanno visto. Hai fatto vedere la Phoenix? Per un attimo si è visto. Vabbè, dai, tanto là già l'hanno visto in foto. Ragazzi, quanto è buono come processor per 4790? Ma 4790 è un ottimo i7 che ancora oggi fa il suo perché. Certo, chi ha il K, in questo caso c'è solo 4790 normale, ma avendo il K, se uno lo spinge un po', è un buon processore. Scaldicchia un po' sotto overclock, ma va veramente bene. Allora, messe le viti. Davvero, sembra, come ha detto Giuseppe, è diventata una mini TX, veramente sembra... È vero, sembra... una caricatura. Che poi non c'ha i buchi per l'extended ATX questo, lo vedi? No, non ce l'ha. Cioè, veramente questo ci vuole... No, vabbè, no, perché la scheda madre non c'ha 12 viti in caso, perché è più lunga fino a qua. Ah, vabbè, ci va. E di fatto ci entra. Infatti però se fai uscire da qua, tanto spazio devi far cavo pari a qua. Questi forse sono un po' stretti, secondo me, cioè qui ce ne fa passare uno solo, cioè, a volte per volta. Non per questo l'hanno fatti 6, infatti. Ma. Comunque, scheda madre avvitata. Quindi, adesso possiamo far passare. Questo lo tolgo così, vedete pure da sopra. Possiamo far passare il cavo, questo qui sleeved, la prolunga sleeved per l'8 pin della CPU, quindi questo lo facciamo passare da qua. 4790K va meglio il mio 6700K, no, se non lo overclocchi no. Non riesco a capire il questo è collegato all'8, perché ci ha fascettato pure il 4-4? Ma perché tu non sei studiato come lui. Ah, ok. Fammi vedere. No, c'è la fascettata due prolunghe, si che prima questa qui la utilizzavo su un'altra scheda che aveva sia l'8 che un 4. In questo caso c'è solo l'8. Ok, e perché usi quella? Perché non gli aveva prolunga? Perché il serie che lo vuole sleeve è nero, io ce l'ho. Scusa, l'altro chiavi? Non sono slivati. Sono slivati? Non sono slivati. E allora perché? Allora, c'ha due lauree, è laureato in fancazzismo e lascia fare, no? Allora. Domanda, rispondi alle domande, almeno fai qualcosa, sto a fare tutto io. Domanda, le nuove CPU saranno compatibili con MSI 0170 che no. Caso se bisogna aggiungere no. Allora Eddie, mi fai specie perché non ti sei visto il mio vlog. Se tu vai sul nostro canale c'è un mio vlog dove parlo di questi processori nuovi e ti spiego tutto e ti dico anche che non solo non va su 0170 ma non va neanche su 270. Pensa. Hanno chiamato 270 370 0370 e la cosa è 1151 V2, il socket. È il V2 che ti... capito? Bravo, il fischio fa capire sempre tante cose. Allora, io tolgo questo intanto, perché questo qui serve per gli hard disk, ma non ci serve. Quando facciamo i cambi di case abbiamo due opzioni, il primo è che il cliente se lo riprenda, no, ne abbiamo tre, il primo è che il cliente se lo riprenda, il secondo è che ce lo lascia in permuta, la terza è che se è un case vecchio da buttare, come non è il caso di questo, lo smaltiamo. Mi fate un favore, mi dite se ci sta una tanica da 25 cm di altezza sulla destra della scheda madre? Sì, ci sta. Ci va. Ci va perché c'è un sacco di spazio. Anche la 50 credo ci va. Ma 50 no. Non si studia troppo, si rovina il cervello. Bravo, parole sante. Queste sono le parole di chi non ha studiato. Stefano Cucciardi. Bravissimo. Bravissimo. Collego il 24, lo vedete a malapena, ma lo sto collegando qua. Bene, poi mi servono i cavi questi della scheda madre. Eddie, sono appena tornato dal Perù. Ho capito Eddie, però il fatto che tu sei stato in Perù non giustifica il fatto che non guardi il nostro... io capisco che lì non c'è sta niente. In Perù però... non c'è il regime, quindi... Poi comunque, Eddie, non dire cavolate, perché in Perù sei riuscito a giocare a LOL e Overwatch non ci riuscivi perché pingavi troppo, ma l'ha detto ieri, quindi... Ah, c'è il Cavicchioli che ci sta guardando su Facebook. Ah, ci sono 103 persone su YouTube e 2 su Facebook, di cui uno è Cavicchioli e l'altro è Salvatore Olivo. No, Salvatore mi sa che ci ha salutato bellamente. Ah, ha detto perché sennò il regime lo stavano a cercare a casa. Ha detto stacca, ci stanno tracciando. E se ne è andato. Allora, qui intanto metto, non c'è reset sto. Cosa ne pensi dell'Aerocool P7C1? Che lo compriamo quando abbiamo finito gli Aero 800 e ce l'hai fatto comprare, maledetti. Passa gli anni, quindi. Una 92 non se ne vende manco uno. Allora, qui mettiamo il power, qua mettiamo il sì, Eddie, a parte scherzi, è un video a parte, lo trovi sul canale, tipo il terz'ultimo, quart'ultimo video. C'è scritto, dico la mia, sui 7-8007K, comunque cerca su YouTube 8007K ITA e ti esce fuori. Non è che vale la pena comprare i cavi sleeve, Stefano, è un fatto di estetica. Il cavo sleeve alla fine è una prolunga, se in casa hai necessità una prolunga, ma in più ti modifica l'aspetto estetico del cable management, quindi della parte anteriore che si vede. Ho visto come su tutti, vetro, full glass, tempered, eccetera, eccetera.
Vorrei farmi una configurazione con 32 GB di RAM, G-Skill, X299, 7980, Custom Loop, Cosmos, alimentatore 1200. Ma l'alimentatore stai pure sopra ampiamente, quindi 1200 è tantissimo. Il Cosmos, vabbè, quelli sono gusti, se ti piace, perché no. Allora, intanto io qua faccio passare l'USB 3, prese frontali, e le collego on board. Sono un po' scomodo, per non girarlo tutte le volte. Questo così. Questo è l'audio, però l'audio andrà sulla scheda audio, quindi comunque non quella integrata, quindi non sulla scheda madre, ma su quella montata dedicata. Quindi questo facciamo così. Poi c'è qualcuno che c'è una macchina a doppia fila e devo andare anch'io. Vi saluto ragazzi, ciao Andrea, ci vediamo alla prossima. Grazie per averci seguito come sempre. Un mio amico ha detto che voleva comprare un nuovo PC dopo aver comprato il preassemblato HP qualche anno fa. Stava guardando una roba da più di 1000 euro con un FX. Una stampa rotta ne puoi fare quanti ti pare di cavesli, è vero, perché lui stai a letto. Allora, questo qui poi dovrò trovare il modo di fascettare, cioè comunque qui dietro c'è un sacco di spazio, però è pure vero che dove aggancio non ci sono dei gancetti per farci stare queste cose, capito? Quindi un'infiltrazione a liquido, un'infiltrazione con raffreddamento a liquido, quanti watt di alimentazione servono? Stefano, almeno tu rispondi, Fabio non mi caga. Ma in realtà non è il raffreddamento a liquido che consuma, è il resto del PC. Se c'hai un 650 watt, pure se c'è una 1080, ce la fai tranquillamente. C'è da spostare la macchina? Ah, grande, c'è da spostare la macchina, questi non la conoscono in tanti, però comunque è una citazione storica del, forse se non mi ricordo male, del drive-in. È un diesel? Grande, grande, continua, sì, è vero. Però noi siamo più vecchi, quindi la conosciamo. Allora ragazzi, secondo voi è meglio un G-Sync o un BenQ? Ma dipende, io ho il G-Sync personalmente a casa, non noto tante differenze. Allora, siamo messi in questo modo davanti, pulito, molto pulito, quindi comunque questo qui adesso vado a sganciare qua. Ciao Domenico Moscato, ci troviamo alla prossima, grande. Questo porge di questo proprio. Non so, mancava la vite sotto. Ah, perché non ce l'ha sotto, ecco perché è caduto. Poi qui abbiamo l'accesso al primo slot PCI, Francesco Salvi. Bravo, bravo. Però mi ricordo quando la cantava, era dalle parti del drive-in. No, è vero, faceva quel programma tipo che lui faceva quella sigla, ma dove la faceva? Perché la faceva, mi sa, comunque uno di questi programmi. Però bravi, bravi, vedi che. Volevo parlare io, ma non si fida. Di che cosa state parlando, ragazzi? Allora, questo intanto va qua. Poi qui ci va quell'altra. Lo so, è un drago. Ok, qui no, che non parlano niente. Mi dispiace, ogni tanto mi sfugge la chat delle altre cose, ma perché io qui sto a montare, stavo ritardissimo, ragazzi. Un 77, ah, vedi, era drive-in, ci ho preso allora. Francesco Salvi, sì, però era al drive-in, perché mi ricordo che non mi ricordavo il nome suo fino a che non l'avete detto, però mi ricordavo che era. Opinioni sul case era col P7C1, non ho opinioni se è Ba 98 purtroppo, perché non avendoli montati non ti so dire. Allora, qui ci dobbiamo rimettere la 1080, quindi questa la dobbiamo rimettere così. Ah no, fermo, fermo, fermo. Fermo, 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 devo montare l'SSD. Così. Questo lo togliamo, questo è un Kingston da 240 GB e ci andiamo a montare, cosa che prima lui teneva sulla schedina questa qui, sul che andava sul PCI Express, il 950 Pro M2, quindi questo qui lo dobbiamo svitare. Serve la brugola per svitarlo, non ci si crede. Non ci si crede, mi serve una brugola. Geni indiscussi che inventano cose Quello era un strane. ingegnere che l'ha studiata quella cosa, non era proprio lui, eh. Ma questi due? Cosa? Devo andarlo avanti questo. Sì, è l'occhiata finale, apri i programmi, quelli che si stanno installati e poi basta. Poi è finito. Allora, questo intanto lo posso andare a montare, perché adesso andrà a montare la scritta al contrario, vabbè. Quindi questo lo mettiamo così. Come volete.
Senti, hai tipo 6 minuti prima che io ti mollo. Allora dammi una mano qua, non là. Che faccio? No, leggi qua, stiamo appresso. Sennò dopo sto da solo, almeno tanto vado avanti. Ma tu, niente, tu sei nato da solo. Non lo so. Tanto non fanno domande utili, vuoi vedere? Guarda, ora te ne prendo una a campione. Meglio 1080 Ti Gaming X o 1080 Ti Amp Extreme? Per quanto pensate che possa scendere i prezzi delle RAM? Questo ti puoi rispondere tu. Per quando? Secondo me... No, per quanto? No, per quando. Ah, per quando? Non sa manco legge. Guarda, la previsione delle RAM non c'è una previsione, nel senso che a un certo punto vedrai che cominceranno a calare, secondo me, da qui a... non adesso, sicuramente gennaio-febbraio. Questa è una mia stima personale basata sul nulla, quindi te lo dico. Però... passa come sei affidato. No, te lo dico prima, se no mi diceva, ma che hai analizzato i siti quelli, il cambio euro-dollaro, le previsioni con i bitcoin? No. È una mia previsione, perché semplicemente che fino a Natale io devo spillare i soldi, poi dopo magari se ne parla. Sclero, ho detto, mi sa che metterò la campanella perché devo fare pace con Fabio nel prossimo anno. Cattivissimo Sclero, ma intanto ce l'hanno tutti con me, ma tanto poi arriverà, tra i conti, a Romix dovrete venire a chiedere autografo a Stefano, e quando chiederete autografo a Stefano scoprirete una cosa fondamentale che non vi dico adesso. Sì. Anche che dobbiamo pure farla quella cosa, prima che arriva Romix, capisci? Dove è l'autografo? Ah. Noi ci avremo un autografo tutto nostro. Leggi, grazie al cavolo, l'autografo si chiama. Noi che chiamiamo uno dell'altro. Sì, quando sarà accettabile comprare un M2? Adesso Alex, vai sul sito, metti nel carrello, fai acquista. Poco, vai, andare, avanti, specialmente grazie. Gli NVMe, NVMe stanno droppati male. Cioè, abbiamo i USD, ragazzi, i Black a un prezzo che fa paura. Sono appena arrivati oggi. Fast, andare. Fast shoppare, ragazzi, fast shoppare prima che sia troppo tardi. Ora cominciamo a fare tipo quelli lì, siti di scommesse. Puntate tutto sul Milan che vincerà 2-0. Sei sicuro, Michele, che quel friccichio che dici, il sibilo, in realtà lo faccia il processore e non lo faccia la scheda video? Domanda. Che scheda video hai? No, io te ne faccio un'altra. Che scheda madre hai? Già so. Non è detto. Fidati. Catalano Michele, voglio la risposta a che scheda madre hai. Non la leggere? No, non leggo niente. Io però una cosa, devo far passare questo cavo audio qua dietro. Buonasera. Questo. Non c'è modo. Sei in diretta? Sì. Facciamo qua. Allora, così io devo riuscire a far passare questo cavo qua, pensa. Non ci passa. Mannaggia, miseria. Eccolo. Eccolo, benissimo. Scheda audio. Audio frontale. Posizionato. Poi, ma non dovete mettere i codici nel video per gli sconti, sta buono Alessio, e questo non fa niente. Io ho detto questo qui che deve farlo, ma deve vedere il modulo sul sito nostro, sull'e-commerce, e quando andate c'è la sezione inserisci codici sconto. Game Pro Carbon, io spero di venire a Romix, padiglione 6, giusto? No, in teoria dovremmo stare al padiglione 9. Io mo non chiedo a Fabio, ma... Ragazzi, scusate, sostituire la pasta termica su un PC portatile con metallo liquido conviene? No, non conviene, Giovanni Scialo, non conviene. A me conviene una buona pasta termica tipo un MX4 o una Silver 5. Gaming Pro Carbon 0,70, infatti, Fabio non ci ha preso su questo, lo sapevo. Comunque potrebbe essere, ascolta bene, potrebbe dipendere dalla scheda video, che fa il cool winding, si chiama quel difetto, friccichio della corrente. Sono due schede video, sì, una 750 Ti e una 80 Ti. Non mi chiedo a che servono, perché non so il motivo per quale ne ha messe due. Comunque, fino a qua ci stiamo. La cosa brutta è che questa scheda madre non ha l'USB, il Type-C on board, non ce l'ha, perché questa è una Z97, quindi questa è DDR3, quindi questa non ce l'ha, quindi non ne posso mettere. Purtroppo non ce lo posso mettere. Allora, giriamo, andiamo di là. Ciao ragazzi, come ogni venerdì mi tenete compagnia mentre lavoro. Grande Andrea Piano, ci fa sempre piacere tenerti compagnia mentre lavori. Allora, di qua, dall'altro lato, lavoriamo un po' su questo lato, che è quello un po' più... Raga, che ne pensate della RX 580? No. Spero di farò... La risposta, senti la risposta. Che ne pensate della RX 580? No. Manca la domanda aperta. No, a parte gli scherzi, è che la puoi paragonare alla 1060, quindi comunque non è una scheda, secondo me, che vale la pena prendere in considerazione.
Ok, grazie, grazie. Spero di fare una domanda intelligente. Mi spiegate questa cosa dell'SSD meglio che rubano le PCI Express alla scheda video? Non è che rubano le PCI Express, cioè sì, rubano le PCI Express della scheda madre, non alla scheda video. La scheda madre tipo la 070 esce con 24 linee PCI Express, quando si monta un SSD NVMe che va appunto su PCI Express, si prende delle linee PCI. Se si prende un M2 che invece utilizza il chip SATA, ti ruba due prese SATA. Quindi se tu hai 6 prese SATA fisiche sulla scheda madre, la 1 e la 2 vengono tolte, disattivate, perché le usa lui, quindi è così. Grande Eddie, ciao, ci vediamo alla prossima. Escludo scheda video e dissipatore perché ho fatto prova incrociata. Il simbolo proviene dal processore o da scheda madre? C'è una 0270 che è in programma. Triste, triste ma vero. E allora, che alimentatore c'hai? Allora, questi qua... Sento puzza, e puzza da qualche parte. E non è dove pensi tu. Ma fatte prove incrociate. Grande, la risposta di Andrea Piano, che dice, Andrea Piano che dice, la RX 580 va bene solo per il mining. Se la trovi. Buonasera De Shen, buonasera ID Mickey Nancy. Ciao Anselmo. Dinzo Anselmo. Allora, intanto passo davanti i cavi, questi PCI Express per le schede video. Per alimentare le schede video. Questo è uno. Questo è due. Una qua e una ciù. Vai così. E vai così. Ale. È una one e una giù. Ah no, poi è una one giù, un cavolo, la 750 Ti non c'ha alimentazione supplementare, ma che c'è attaccato a fa sto cavo, Luca? Cavi in più dentro un case con l'alimentatore. Ma voi vedete un team di CSGO, perché credo di averlo incontrato e credo anche mi abbiano distrutto. Sì. È uno dei team di CS, dipende quando l'hai incontrato, però comunque è stato uno dei team più forti, che in Italia comunque si sa che il team su CS menava. Siamo stati sul tetto d'Italia. No, perché hai comprato una RX 580? Meglio Superflow o Seasonic con MPCU? Seasonic tutta la vita. Un mesetto fa pensare a quello che si è rifatto, cioè si è riunito, si è rifondato il team, ma non era in storia. Loro comunque si sono forti perché il team lì è alti livelli. Allora, qui questo qui lo faccio a fascetta. Cioè, è un po' più serio. Sì. Mi dispiace solo non poter collegare questo qui, USB Type C, non ce lo posso mettere. Questa è una cosa che mi purtroppo con questa scheda madre. Dentro sto lì, se cavo mangio, te lo puoi fare anche tu, Stefano. Grazie Stefano. Alessia, lo banni? Ciao ragazzi, sempre a top. Ciao Michele Gatta, grandissimo. Poi. Oh Fabio, sbrigati quei codici per sconti, vero, anche io un po' questa cosa. Dai, su. C'è la biglietta. Ah, c'è la biglietta. C'è il processore pure 78. Arrivo, Ok, non ci ho capito una mazza, quindi io su una Maximus Formula ci metto una Strix 1080 nei slot 16 e metto una SSD M2, una roba per la riduzione 16x. No, se la linea, le linee vista espresso sono 24. Quindi comunque se fai forse uno slide potresti avere un drop di PCI, no? di flusso dati, però no, con una scheda video no, non c'hai problemi. Stefano, preferisco la Gaming X da MSI, ottimo Gaming X MSI, ottimo ragazzi, anch'io possiedo Gaming X MSI. Nei prossimi giorni uscirà, se non è già uscito, il video del mio PC, è un video molto breve. La fascetta, un video molto breve, però almeno lo potrete vedere, non è niente di che, però è un PC normale, insomma. Così. Molta differenza l'avvio tra questi stanno arrivo da SSD M2, no, all'avvio no, Cyberbot, all'avvio sono quelli, lì la differenza erano in scrittura e lettura, ma su Windows a fare cose normali hai la stessa, diciamo, prestazione, perché più di quello non riesci ad andare, cioè quindi tu non te ne rendi conto se vai a copiare un file o vai a installare qualcosa sull'SSD che invece di scrivere a 500 scrive a 1500, lì la differenza se nota. Quello che volevo sentire, grazie Stefano. Ah ok, posto. Quello ti ha risposto alla domanda di prima. Domani da me c'è la fiera dell'elettronica, IEA, si va a comprare robe. Voglio prendere gli interruttori per cambiare luce e LED e spegnere la ventraliera. Dove sta questa fiera? Dove la fanno questa fiera dell'elettronica, Marcello? Ah, comunque sto cablando qui un mondo, Che c'è una fascetta rotta. Vaffa frega.
Quando bravissimo, quando copi grossi file è una bomba, vero, vero, quello che dicevo. Ma questo qui cerchiamo di intanto di legarlo in questo modo, tipo così. Ok. Ma MSI io mi trovo benissimo, non perché la vendiamo, la vendiamo perché appunto ci troviamo bene, se no la vendiamo. Allora, questa fascetta qui fa finta di stringere, però intanto stringe, la metteremo un'altra. Ok, e qui ci siamo. Poi che c'ho qua? Questo è un altro 8 pin per la CPU, cioè questo non serve a niente. E questo? Ah, perché questo ci esce diretto. E lui che sta usando per... No, raga. Ah, perché questo è diretto e questo... Scusa. Scusate, è il laureato. Questo qui non serve. Questo non serve, questo è per la CPU ma è diretta a 8 pin. Se tu usi un cavo slivato puoi usare questo qui che già ci esce proprio diretto da qui, quindi di fatto con questo facciamo la stessa cosa ma ci risparmiamo un cavo. È inutile che gente. M2 per rispondere ai confusi è tornato, è un formato fisico della memoria tra SATA e NVMe e la cosa cambia in termini di velocità. Bravo, Fare Mix hai dato una spiegazione abbastanza dettagliata, quindi bravissimo. Allora, anche se quella poi comporta altre domande. Cosa ne pensi del Titan 05 Advance? Magari il case è quello della cosa? Dell'Hitec? Quello intendi? Ecco, la 1070 ho visto che costa 2799. Gianluca? Cioè il tuo PC che... ma il tuo PC che assembla Stefano? No, questo no. Ok, questo qui invece è il cavo SATA che ci serve per l'hard disk, questo qui che metteremo qua, questo meccanico, quindi io faccio questo, svito qua, ho notato che basta svitare una vite, fai così e si sgancia, quindi comunque questo qui è comodo. Questo. Qui ci mettiamo l'hard disk meccanico, lo mettiamo con la presa SATA verso questo lato e lo mettiamo così. Ok, ci siamo, quindi lo mettiamo così con i buchini che combaciano, prendiamo le viti, queste qui più lunghe a pomello e andiamo a vitare, quindi questo non è così. Una. No, assolutamente, Stefano, non era così impensabile, dai, no, assolutamente, no, questo è un PC. Ma ad esempio in una scheda madre B250 che ha 12 corsie viste espresse non viene sfruttata al massimo la scheda video? No, il 16 vero, cioè come fai le 12 linee viste espresse, scusa? O forse c'era oltre quello, com'è possibile? Mi state facendo impallare, ragazzi. Ma conviene cambiare una piattaforma 4460 con i nuovi Coffee Lake? Oppure la pena aspettare il 2018? Allora, no, Coffee Lake, ragazzi, se prendi 5 Coffee Lake spacca, perché è 6 core, quello è multicore, quindi comunque spacca di brutto. Allora, il disco l'ho messo, questo lo rimettiamo qua in posizione. E lo facciamo rientrare, facciamo. Scendi, ok. Vide a pomello, col gommino antivibrazione addirittura pure già. C'aveva, era la mia. No, perché non è scesa del tutto, perché questi gommini fanno sì che... Ecco qua. Avvitato, adesso mettiamo alimentazione SATA. Ecco, questo dobbiamo andare su. Purtroppo c'ha pure il Morex che sto a fare, quindi di fatto lo metteremo così. Così, questo lo scegliamo da questa parte. Tanto qua dietro ovviamente possiamo fare come ci vuole. Stavo cioè, di come ha fatto a menzionarti? Spiega Stefano. Era per come stava montato. Che vuol dire come stava montato? Guarda, io credo che... Ah, prima o dopo, comunque come configurazione. Perché non puoi dire che non è montato bene, eh. Occhio, eh. Il divertimento lo tengo io, bravo. Allora, qua così... Perché c'è un cliente molto importante. Qua così. Poi dopo questa qui me la rimetto, ok, adesso 1 2 3
5. Ma sei fascetto ho messo? Ok, dai, è venuto bene. Dai. Dai, che gli vuoi dire? Tutto sto spazio, quanto spazio c'è dentro? Devo mettere il cavo d'alimentazione, del cavo da disata. Questo. Via, buttalo un pezzo io. Cavo da risata questo. Facciamo passare da qua. Guarda, credo. Questo lo facciamo scendere qua dietro. Lo mandiamo qua dentro al buchino e da quest'altro lato poi ce lo andiamo ad agganciare di qua. E lo metto sul SATA 3. Che SATA 1 e 2 ci sta l'SSD M2. Così poi davanti, che abbiamo veramente finito, ci vanno due 8 pin che sono questi qui per alimentare la 980 Ti. Io non so le ventole perché lui ha due ventole da 14, ma non ce le può mettere, quindi ho detto no, queste me le tengo perché queste le ho pagate tanto, sono le Noctua, sono le Dax, sì, ok, però non ci vanno ventole da 14 guardamenti, quindi sembra che ce le vuole mettere. Allora, questo è il cavo, questo è l'altro. Allora, finito. Possiamo? Cos'è questo affare? Questo affare qua, cos'è? Che serve questa placchetta? Ah, questo mi sa che è per abitare il serbatoio. Cioè, quindi quello che dicevi, serbatoio, quanto spazio c'è per farcelo entrare. Per me è così, cioè è enorme. Quindi questa qui è una placchetta che si può svitare, ci si può lavorare per poi rifissarla da sotto, però almeno c'ha tutti i buchi per poterci fissare il radiatore con la pompa, scusa, la vaschetta con la pompa. Allora, come alimentatori gli Antec vanno bene, dato che non abbiamo mai montati, io e il mio capoccio ho deciso di prendere un Antec. Allora Andrea, vanno molto bene gli Antec, poi dipende dalla linea che prendi, ci sono i VP che sono quelli più economici, quindi non modulari eccetera eccetera, che comunque sono molto affidabili, perché tanti che ne vendiamo non se ne rompano, non si rompono quasi mai. Poi c'è la linea HGC, che è questa qui, che è semimodulare, ovvero che il 24 e l'8 pin escono già di base, quindi già dall'alimentatore diretto, gli altri si mettono i cavi che servono, e poi c'è l'EDGE, che è 80 Plus Gold, che è full modular, è un ottimo alimentatore, che comunque quello ci puoi... cioè, dipende in che PC lo devi mettere. Stefano, proverai sul PC Call of Duty WW2? Ma su quale PC? Su questo? No, questo no, assolutamente. Dovete provare a casa, tanto comunque su Twitch, ho detto nella live di venerdì scorso, cominceremo poi a fare dei streaming da casa e quindi streamerò comunque una volta a settimana, insomma, quando posso, quando è, streamerò e quindi potremo giocare insieme, posso far vedere anche qualche gameplay, qualche cosa. Qui dentro ci entra pure una mini TX a fianco, ecco, la metti qua. Sì. Allora, facciamo, tanto chiudo qua, dietro, col tappino, questo qui, guarda, lo userò così. Io spero che questo posso. Allora, questo lo chiude così. Ecco qua. E ci rimettiamo la vita. Poi. Quindi la affidabilità è molto, cioè ce n'è molta in quegli alimentatori, dipende, ho detto, che tipo di macchine montare. A parte workstation, se sono di un certo livello ti consiglio di prendere la linea EDGE, che comunque all'interno è sviluppata da Sisoni, quindi comunque vai su tranquillo. Poi questo posso rimettere questa superiore qui, questo può montare solo vento da 12 sopra. Questa la posso rimettere la cover sopra, questa qui, questa la posso rimettere, poi dopo si chiude bene, poi grande l'Egro King, però il problema è che abbiamo quasi finito, poi davanti qui ci va, vetro temperato, e comunque ci va questo. Così, ci va con dei viti. E poi, sto leggendo tutto, sì. Ok, poi ragazzi, abbiamo finito. Guarda quanto è bello già, comunque, però ragazzi, un'altra camminata. Ormai è sdoganato, è tanto...
sta proprio avanti, mi piace troppo. Allora, questo così, poi ci va il pezzetto questo qui d'alluminio. Questo, questo, aspetta, lo allontano un po' così lo vedete meglio. Così. Ok. Questo qui si incastra qua, sempre in nesto. Ecco qua, innesto anche questo. Poi, ciao Claudio, si trova la prossima, dai, grande, grande, grande. Poi dopo questo ci possiamo mettere la paratia, questa nascosta, questa posteriore, quindi questa da questo lato qui, mo pesa un botto, questa antiscivolo, cioè il case è uno dei più leggeri che c'è sul mercato. La cosa è che quando lo muovi, questa davanti mi tende a venire via. Quindi, perché mi si sposta questa? Non mi entra come dovrebbe. Non mi entra come dovrebbe questa parte frontale. E non mi. Allora, innesta sopra, uno, due, perché secondo me sono i bottoni che gli danno fastidio. Secondo voi come aspettare i 9.7 con Filippo con la schiamare o vado 7.7.0? Beh, se stai lì per fartelo, sì, penso anche io che dovessi aspettare, insomma, ci stai quasi. Escono veramente fra meno di una settimana, quindi. Questo è il pulsante d'accensione, non passa attraverso. Ragazzi, scusatemi, io devo scappare perché ho il dentista improrogabile. Vi lascio con Stefano, non vuole mai, tanto oggi non ho fatto niente. Ciao, grazie, bella. Capito? Facile, eh? Principale, il boss, a niente. Non fa una mazza, che poi se ne va, tanto abbiamo finito, però. Pensa se mi spilla il telefono, torna alla porta, dai, no, fa un preventivo. Ma come si fa? Allora, chiuso pure la parte questa qui. La giriamo di qua. Ci metto il velo temperato. Ah, comunque prima per il Italian 05, che era quello dell'Hitec, mi risponde un attimo. Perché ce l'ho qua, se in casa lo faccio vedere. Poi, pannello laterale. Allora, questo è bello, quanto è bello sto pannello laterale. Questo così, poi davanti sicuramente poi verrà rismontato perché sicuramente qualche ventola in entrata andrà messa, che non c'ha manco una ventola al momento questo PC all'interno, quindi non è una cosa più indicata, senti sto vetro. È il vero che... Niente, non gliela faccio perché c'è sta il cavetto da 1080 Ti, non riesco a montarci. E dai che mi sta scivolando di nuovo. Vabbè. Niente, questo devo prima fissare sotto, se no non riesco poi a mettere su. Allora. Ecco, e una ce l'ho messa. Fare spedizioni, certo che facciamo spedizioni in tutta Italia. Tutta Italia. Poi, buonasera a tutti, ciao Salvatore De Feo, ciao, ciao. Ciao, intanto Fabio se n'è andato, a vedere il buon Fabio come deviscia, bravissimo, Alessio, proprio sempre così. Tanto comunque pure se sta qua non serve a niente, mi serve giusto per fargli rispondere al telefono queste cose qua, perché... Almeno così gli faccio vedere che fa qualcosa per lui. Oh, sono riuscito a incastrare l'ultimo pezzo del velo temperato. Finito. Oh, Stefano, chi controlla le mail del team Easyfix? Vi ho scritto, le controlla sia Fabio che le controlla anche il buon Davide Iannello. Quelle non le faccio io, per fortuna. Poi, adesso lo accendo. Ma lo accendo, tanto comunque non ci sta manco una luce, manco a pagarla dentro a sto PC. Madonna, ora i graffi, il velo temperato della finestra della nonna. Allora, se lo accendo, l'ho acceso, non è vero, fake proprio, big fake proprio. Bello, vabbè, sto case è bello, sì. Ecco, l'ho acceso, cosa cambia? Che si illumina la scritta MSI e basta. È vero che così è silenziosissimo, eh? Oddio ragazzi, sono stanco. Ah. Però è bello, dal vivo è bello. Sai perché non si vede bene? Perché questa GoPro purtroppo è un pochettino oscura. Se io vi faccio vedere invece con quest'altra, guarda che bello, guarda, eh. Vieni con me. Oh, guarda come riprende a me il riflesso. Oh, così lo vediamo in tutto il suo splendidume che riflette perfettamente tutto. È bello, eh? Guarda quanto è bello dentro. Sto vetro è veramente spettacolare. Allora, prezzo fisso. O dipende dal peso, ma no, dipende più che altro dalla, sì, dal peso, dalla misura, però sostanzialmente se devi spedire un PC completo ti costa, dipende, se bisogna assicurarlo.
C'è la bella su Steam di World World Warfare 2 lì, ok, lo devo scaricare, Anselmo. Quanto costa questo gioiello? Questo case costa 400 euro, quindi comunque è bello, bello, bello. Sei arrivato un po' tardi, è vero, The Giovi sei arrivato un po' tardi, quindi comunque ti puoi rivedere la live non appena verrà riuppata da YouTube. Poi, grandi, grazie Vittorio Vignudelli, grande. Ci vogliono dei LED, sicuramente, ecco, ma questa è la porta, ragazzi. Aspettate un secondo. Quando stai da solo, funziona, è così. No. Ciao. Buonasera, caro. Ti serviva una tastiera al PC fisso? Guarda, io sia le cuffie che il mouse ho preso quelle della Itec che mi hanno trovato bene come rapporto qualità-prezzo. Poi però se la tastiera dell'Itec? Guarda, se in quella fascia di prezzo ce ne vende, che prezzo? Cioè quanto li vuoi spendere questa tastiera? Una tastiera decente tipo quella della Itec quanto costa? Intorno tra i 25 euro e i 32 sostanzialmente. Ok. Ci stanno altri prodotti migliori che mi consigli in questo range? O... No, in questo range trovi quelli, perché poi sono a scaletta per parti, dai, ecco, 24 c'è una tastiera dell'Iver, 31 ce n'è un'altra, 34 ce n'è un'altra, poi dopo vai sul kit tastiere e mouse, poi sul tastiere più costoso e portando 42 prendi ancora pure il master, che magari è un po' meglio come quella costituita dell'Iver, che è una tastiera. Tra quella che quella della iTech, tra quella di prezzo più basso e quella da 31, mi pare. Ti consiglio quella da 31, perché comunque la T17 è la bella tastiera, ti funziona anche questa. Quindi scusa un secondo, ti sono andati fuori. Pronto? Non mi ritorno, ma che sto fanno? Troppo. Eccomi ragazzi, la lascio da soli? Allora, tastiera dell'iTech, sì, è vero. Allora, la scheda di rete, che vuol dire la scheda? Ah, è vero, la scheda di rete, non ci ho rimesso la scheda di rete all'interno, ma io non ce la rimonto la scheda di rete, perché non gli serve. La Taurus, sì, la T17 sta vedendo. Comunque ragazzi, allora, prima che riparo di là, perché è una cosa un po' più lunga, io vi saluto perché mi hanno risuonato alla porta. Quindi ci troviamo, pure il telefono, combo. Ciao ragazzi, mi tocca scappare. Dovremo venerdì prossimo e poi faremo un video per il Romix. Venerdì prossimo non faremo la live perché staremo a Romix, cercheremo di farla da Romix. Adesso vediamo come organizzarci. Quindi poi vediamo se farla da lì. Quindi ci troveremo là. Scappo, raga. Bacio a tutti, lasciateci un like, continuate a seguirci. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao. Fatemi chiudere, aspetta, ciao.